Buonasera, benvenuti in Circonvalla, il programma che gira intorno a Milano. Questa è la prima puntata e abbiamo deciso di partire con degli ospiti veramente top. Iniziamo subito con Francesco De Molfetta, che è un milanese doc, addirittura vincitore dell'Ambrogino d'Oro. E parlando di Milano, io non so se avete sentito che il Milan ha recentemente fatto una proposta per costruire un nuovo stadio nella ex Fiera Milano. Bene, non hanno fatto in tempo a fare la proposta che subito si è formato il comitato No allo stadio. Perché vedete, in Italia tutto va rilento, ma i comitati per il no vanno velocissimo. E quindi vediamo la top 5 dei migliori comitati per il no. Avremo anche tantissimi altri ospiti, abbiamo oltre a Francesco De Molfetta Antonello Taurino, che è un comico ma anche uno scrittore e attore teatrale, e poi abbiamo Luca Paladini dei Sentinelli di Milano. Ma prima di incontrare questi ospiti vediamo cosa succede sulla 90. Scusi, questo va a Piazzale Lodi? Ecco un'altra che prende i mezzi pubblici. No signore, questo va a Kuala Lumpur in Malesia senza fermate intermedie. Maledetti infedeli! Ora io vi farò esplodere tutti e tra poco saremo tutti alla destra di Allah! Scusi, giovanotto, dov'è che saremo? Alla destra di Allah, signora! Ah, non va in Piazzale Lotto questo? Ah, di nuovo sbagliato a prendere l'autobus! Sempre così succede, sempre così succede! Scusi, non si sente in dovere di fare qualcosa per me? Sì, sì, ho capito cosa intende. Vabbè, generalmente non riconosco figli di sconosciute incontrate sui mezzi pubblici. Eccoci qua, siamo a marzo e marzo è un mese un po' speciale. È un mese in cui succedono cose nuove. Ad esempio, io oggi, per la prima volta, scrivendo la data, ho scritto 2015 invece di 2014. Eh sì, ormai ci siamo abituati all'anno nuovo. Forse perché in questi due mesi e mezzo sono successe un sacco di cose. L'anno è partito col botto, anzi, con i botti sparati dai Kalashnikov di due fratelli francesi nella redazione di Charlie Hebdo. Conoscete tutti Charlie Hebdo, no? È una rivista satirica francese prima del tutto sconosciuto in Italia, ma anche in Francia, diciamocelo, non se la cagava nessuno. Ma adesso, grazie all'attentato, tutto il mondo ha potuto ammirare le vignette offensive! Complimenti ai terroristi! E visto che stiamo facendo i complimenti, io li vorrei fare anche ai complottisti. Eh sì, perché loro, due secondi dopo gli spari, erano lì, sui loro blog, a dirci tutto quello che non quadrava. No, non è possibile, no. Non ha sparato al poliziotto, non c'era sangue. No, non è possibile, ma figurati, sfigurati se uno lascia lì la carta d'identità, dai. No, no, non è possibile, non è possibile che un terrorista abbia il tempo di raccogliere la scarpa. Però che carino il terrorista che perde la scarpa, eh? Una moderna Cenerentola! No, ma pensate che figata sarebbe stata se lui, invece di usare quei 10 secondi per raccogliere la scarpa, li avesse usati per raccogliere la carta d'identità, lasciando lì la scarpa! Cioè, avremmo quindi avuto Hollande che gira per il regno a provare a tutti i possibili terroristi la scarpa sperando di trovare quelli giusti! Ma quanto sarebbe stato romantico! E invece no, ha raccolto la scarpa. Ma forse era Cenerentola che dovrebbe imparare dal terrorista, insomma. Cazzo, lasci la scarpa. Non è che ce l'hai solo tu il 34 nel regno. Lascia un documento d'identità così ti ritrovano. Comunque, devo dire che io concordo con i complottisti perché qualcosa in questa storia puzza. Sì, perché seguite il mio ragionamento. Se non è possibile ritrarre Maometto perché è peccato, significa che non esistono ritratti ufficiali del profeta e quindi, se nessuno sa che faccia ha, come fanno a sapere che quello nelle vignette era veramente lui? Beh, voi siete persone intelligenti, direte, c'è scritto. Ok, c'è scritto, ma quindi, se io disegno questo, Mohammed, significa che ho disegnato il profeta? No, cioè magari io volevo semplicemente disegnare il kebabaro sotto casa, non è colpa mia se si chiamano tutti Mohammed, Omar o Ahmed. Coi nomi, sono peggio dei siciliani. Beh,
Chiaramente, subito dopo i fatti, Matteo Salvini è subito salito sul carro Islam uguale terrorismo, seguito da tutti gli indignati speciali di Facebook. Sapete, quelli che si sono messi come foto di profilo Je suis Charlie, per poi cancellarlo il giorno dopo, quando si sono resi conto che Charlie Hebdo non sfotteva solo l'Islam, ma tutte le religioni, incluso il loro amato frontman Gesù Cristo. Invece la sinistra italiana ha reagito in modo un pochino diverso, perché subito dopo gli spari si sono affrettati tutti a dire no, ma non c'entra niente con l'Islam, non c'entra niente con la religione. E hanno ragione, non c'entra niente. Il fatto che i terroristi stessero urlando Allah Akbar è un caso. È chiaramente un caso, perché vi spiego, loro li hanno sentiti che stavano urlando Allah Akbar, ma in realtà stavano facendo un gioco, si stavano giocando a fare citazioni a random di libri a caso, e loro li hanno sentiti mentre urlavano Allah Akbar, ma guardate che un minuto prima stavano urlando su quel ramo del lago di Como! Poi ci sono stati 1000 talk show in cui simpatici rappresentanti della fede musulmana continuavano a dire che l'Islam è una religione di pace e che infatti la parola Islam significa pace. Cazzate, io ho controllato e la parola Islam significa sottomissione, che può anche andar bene, tipo a me il sadomaso è sempre piaciuto. Ma loro continuano a insistere, no, significa sottomissione a Dio, ma significa anche pace. Grazie al cazzo, se tu mi imponi una cosa e io mi sottometto, c'è pace. Se no, mi spari con un Kalashnikov. Nei giorni successivi alla strage non si è mai parlato d'altro e anche il Papa ha detto la sua. Se un mio amico insulta mia mamma, gli do un pugno. E questa è solo la prima delle affermazioni bizzarre del Papa di questo 2015, seguite da chi non va a messa è scemo e non fate figli come conigli. Ma Bergoglio, ma cosa dici? Ma sei il Papa, cazzo! Non uscite da queste affermazioni da parroco di paese! Ah, Ratzinger, lui sì che era un vero Papa, un vero cattolico. D'altronde, la gioventù italiana l'ha formato bene. Lui la messa la diceva in latino, anche se con l'accento tedesco, ma tanto non è che la plebe sa come si pronuncia il latino. Tra l'altro Ratzinger è stato l'unico Papa della storia ad andare in pensione, perché vedete, prima quando volevano eliminare un Papa, lo eliminavano. Adesso invece lo mandano a fare i tornei di burraco, a ballare liscio in balera e a guardare i cantieri in piazza San Pietro. E poi la Chiesa ha fatto la sua mossa di marketing, eleggere Bergoglio, l'opposto di Ratzinger. Bergoglio, argentino, simpatico, modesto, che gira con i mezzi e che se ne esce con dichiarazioni del tipo da giovane mi facevo le canne e chi sono io per giudicare un gay? Beh, sei un anziano signore che va in giro con abiti lunghi, bianchi e oro. O era blu e nero? Parlando di signori che si vestono in abiti da sera, ha creato scompiglio a febbraio l'apparizione al Festival di Sanremo di Conchita Wurst, la drag queen austriaca con la barba. Ammetto che quando al festival ho visto Conti che intervistava Conchita, ho pensato che schifo. Riferendomi a Conti, chiaramente. Tra l'altro, io mi rifiuto sempre di fare battute sulla tonalità della pelle di Carlo Conti, perché le ritrovo scontate e banali e francamente troppo usate. Però, quando stavo guardando il festival e ho visto che è arrivato Will Smith, e Smith era più chiaro di Conti, ho pensato che Carlo queste battute se le vada anche un po' a cercare. Comunque, Conchita, bellissima, elegantissima, bravissima e insultatissima. Non so se avete notato, ma su Facebook e sui vari social network si è scatenata una diatriba con gente che la insultava in tutti i modi. Ma è proprio per questo che mi piace Conchita. A me Conchita piace perché manda in tilt i cervelli. La gente la guarda e vede capelli lunghi, trucco, abito lungo, barba, pff, esplode il cervello. Ma ragazzi, scaricatevi un aggiornamento! Comunque, va detto che in questi mesi di attacchi terroristici, drag queen barbute, post Facebook di Salvini e isteria generale, io una cosa l'ho imparata. Qualsiasi cosa succede, mai insultare la mamma del Papa. Anche se non so se avete fatto caso, ma il Papa ha recentemente ritrattato questa affermazione. Ha detto che se qualcuno insulta la mamma, non è necessario ricorrere alla violenza, basta rigargli la macchina. STFR è la risposta alla tua voglia di sentirti unica.
eccoci qua con il primo ospite di questa sera. Entriamo subito nel dibattito politico, perché abbiamo qui con noi un sentinello. Che cos'è un sentinello? Non ho idea, ma ce lo spiegherà lui, Luca Paladini. Ciao Luca. Ciao. Piacere, accomodati. Grazie per l'invito. Figurati, eccoci qua. Allora, Luca, tu sei un sentinello. Io sono un sentinello, assolutamente. Che cosa sono i sentinelli? I sentinelli sono dei matti, nel senso... Sono dei matti. Sono dei matti e mi sembra un buon inizio. Sono delle persone che si sono messe in testa di scendere in piazza per parlare di laicità. Mm-hmm. In questo senso sono dei matti, perché non lo fa più nessuno da tanti anni. E abbiamo notato che evidentemente noi andiamo a coprire un vuoto, perché proprio perché la politica un po' li ha dimenticati questi temi e i cittadini invece hanno voglia di tornare a parlare di temi come le unioni civili, il testamento biologico, la difesa del 194. Noi andiamo in mezzo alla gente e con il nostro tono, che a volte è serio, a volte è un po' faceto, andiamo e ribadiamo quali che sono i valori che vogliamo che la politica torni ad appropriarsi. Certo, voi li chiamate sentinelli proprio per prendere in giro. Ovvio, le famose nasciamo, sentinelli in piedi. Nasciamo in questo modo. Noi siamo nati a ottobre dell'anno scorso, abbiamo visto che le sentinelle in piedi venivano a Milano, ci siamo detti fra qualche amico via Facebook, perché non andiamo a rompergli un po' le balle? Da lì è nato tutto, da lì è nato tutto ed ha funzionato da subito. Ci siamo trovati più di 150 persone a fare un giro tondo intorno a loro, lì fermi a leggere i libri. La gente vedeva le due situazioni, la loro molto triste, molto statica, molto tetra, la nostra molto allegra, molto inclusiva, e ci siamo ritrovati con persone che passavano di lì e si univano al nostro giro tondo. Doveva essere una cosa che nasceva e moriva quel giorno, invece da quel giorno è nato e sta andando avanti con discreto successo. Avanti. Ma quindi voi tutte le volte che le sentinelle in piedi fanno qualcosa andate a rompergli le balle, no, ecco, o ormai vi siete separati? Ma insomma, quando abbiamo voglia di divertirci li rincuoriamo, però ormai ci siamo detti che non dobbiamo essere speculari a loro, perché non ha senso, rimarremo anche un po' in una dimensione che non ci appartiene. Vogliamo non solo dire cose contro, ma anche cose a favore, quindi, ed è successo nelle ultime nostre iniziative, scendiamo in piazza anche quando le sentinelle stanno a casa. Okay. Poi la cosa che ci differenzia dalle sentinelle in piedi, questa cosa ogni tanto la racconto, è che anche noi abbiamo l'abitudine di leggere dei libri, però rispetto a loro abbiamo anche la curiosa abitudine di sfogliare le pagine ogni tanto, cosa che loro non fanno. Se allora, tu li curi, loro sono fermi, statici e a volte addirittura col libro al contrario. Li abbiamo beccati, fidati, li abbiamo beccati. Ma la cosa che mi lascia sconvolta è non si annoiano, cioè sei lì in piedi, almeno leggi. Penso di sì, penso che si annoino non solo, ma poi anche a volte vediamo dei testi abbastanza imbarazzanti. Tipo? Adesso facciamo gossip. Ma una volta uno, non è uno scherzo, aveva una istruzioni per il forno a microonde. Infatti gli abbiamo fatto anche delle foto. Poi qualcuno aveva... Cioè non aveva libri a casa tirato evidentemente su. No, uno aveva un corso per windsurf, insomma non erano esattamente degli intellettuali, come a volte tentano di spacciarsi. Fantastico. Beh, voi comunque avete anche delle campagne, se non sbaglio. Che qua ho segnato che avete la campagna Io sono contro, meglio piuttosto che Alfano e il Pirlo Tondo. Raccontaci di queste tre campagne. No, in realtà noi facciamo così. Quando scendiamo in piazza ci diamo appunto un tema e su quel tema ci giochiamo appunto in modo ironico. È successo col Pirlo Tondo, che abbiamo fatto due sabati fa, che noi ci siamo detti qual è uno dei problemi della politica italiana. Il fatto che spesso pur di non fare leggi come le unioni civili o fare una legge contro l'omofobia, si inventa che non è mai il momento, c'è sempre qualcosa che viene prima. Allora noi ci siamo detti, oggi facciamo dei cartelli dove ci inventiamo che qualsiasi argomento, anche il più stupido, viene prima delle unioni civili, per combattere quello che noi chiamiamo il benaltrismo, perché c'è sempre qualcosa di ben più importante delle leggi sulla laicità. E a furia di dire che c'è sempre qualcosa di più importante, ci siamo ritrovati ad avere il Cile che fa i matrimoni gay, la Slovenia che fa le unioni civili, praticamente ci ha sorpassato chiunque sui temi della laicità e noi ormai siamo ai livelli della Corea del Nord e dell'Arabia Saudita, unico paese in Europa insieme alla Grecia a non avere una legge sulle unioni civili. Incredibile. Ascolta, tu cioè non sei semplicemente un sentinello, tu sei l'ideologo dei sentinelli, giusto? Questa cosa, vabbè, la pirlata, ma nasce in questo modo. Quando
Devo dire che la nostra, appunto, è una cosa che è successo in città, ormai se ne parla abbastanza diffusamente, grazie anche ai social. E non so come sia successo un incontro che ho avuto per strada con evidentemente un ragazzo che aveva visto un paio di nostre iniziative, mi ha fermato e mi ha detto: ma tu sei, e non gli veniva la parola, l'ideologo dei sentinelli. E da quel momento io sono l'ideologo dei sentinelli. Diciamo che io insieme a un'altra persona, insieme a Laura, siamo i due che hanno fatto nascere l'idea dei sentinelli. Siamo i due che hanno detto, quando sono scesi in piazza Sentinelle, dai, andiamo a rompergli le balle. Ok, quindi è tutta colpa vostra. Sentinelle in piedi, guardatelo in faccia, questo è il vostro nemico. Comunque, dai, ti lancio una sfida. Cioè, riesci a esprimerci l'ideologia del vostro movimento in 5 parole? Allora, libertario, includente, laico. Certo. Allegro e impegnato. Allegro e impegnato, è molto bella, sì, perché questa se vieni alle nostre iniziative cogli proprio sia l'aspetto dove diciamo cose anche serie, però poi ci mettiamo a ballare Heidi in Piazza della Scala. Sì, vi ho visto ballare Heidi in Piazza della Scala. Comunque, però, a parte questa cosa dei sentinelli, tu sei uno che la politica vera l'ha seguita veramente, no? Cioè, so che hai cambiato un sacco di partiti. No, detta così è orribile. No, veramente, cioè, PDS, DS, Verdi, SEL, cioè, anime della sinistra. Già, PDS, DS è la stessa roba, semplicemente è il partito che ha cambiato nome. Vabbè. Io sono rimasto lì. Vabbè, però, tecnicamente, sei stato in due partiti diversi. Il partito che cambia nome. E poi mi sono candidato alle comunali con i Verdi. Di punto, nient'altro. Ma dici qualcosa sulla sinistra italiana in questo d'aiuto. Momento, secondo te? E beh, allora la dico da sentinello. Dicelo. Purtroppo anche qui rimarchiamo l'enorme ritardo di tutta la sinistra italiana proprio sui temi della laicità. Non c'è partito socialista, socialdemocratico, progressista in Europa che ha messo questi temi al centro dell'agenda politica, perché pensa che diritti sociali e diritti civili debbano camminare insieme. Invece in Italia no, esatto. Appunto il benaltrismo, no, prima viene il lavoro, e non si è mai capito perché riforme sul lavoro non possono andare insieme a riforme su, appunto, testamento biologico, difesa 194, divorzio breve, unioni civili, perché... E questo è un limite pesante della sinistra italiana. È un limite molto pesante. Io addirittura anche all'inizio del programma ho citato il fatto che la sinistra italiana abbia, ad esempio, subito quasi giustificato durante l'attentato di Charlie Hebdo, quasi dicendo, beh, ma l'Islam non c'entra niente. Cioè, c'è quasi un aver paura di dichiararsi laici, non lo so. Sì. Cioè, rispettiamo tutte le religioni, quasi paura di trovare dei temi importanti su cui combattere. Sì, e poi a volte, secondo me, si gioca sul fatto che, vabbè, qua abbiamo il Vaticano, quindi siamo condannati ad essere così. Ma mica vero, lo Stato deve fare lo Stato, la Chiesa deve fare la Chiesa, quindi l'autonomia dello Stato dovrebbe essere garantita dalla Costituzione. Giusto, ma parlando ancora di sinistra, velocemente, tu cosa ne pensi di Renzi? Aiuto. Valsa la pena solo per vedere l'espressione. No, non do un giudizio personale, mi limito a dire che mi auguro che le tante promesse che anche lui ha fatto, per esempio proprio oggi ha fatto un tweet su, nei giorni scorsi, adesso non mi ricordo bene, che faceva riferimento proprio a adesso faremo una legge sulle unioni civili, ci auguriamo che dopo tante promesse fatte da tanti primi ministri, come dice lui, ama questo slogan, la volta buona, sia la volta buona che sia una legge seria, sia una legge che se non è il matrimonio è una legge che comunque equipara le coppie eterosessuali, i diritti delle coppie eterosessuali e i diritti delle coppie omosessuali, perché non si capisce perché in questo paese dove tutti pagano le tasse ci dovrebbero essere cittadini seri e disseri. Concordo in pieno, ma adesso facciamo un po' un viaggio di fantasia, cioè facciamo finta che i sentinelli salgono al governo, quali sono le prime tre azioni? Allora, una cosa a cui teniamo tantissimo è c'è una legge in Italia che appunto si chiama 194, sì, e che purtroppo è una legge che non è applicata come dovrebbe essere. Il 90-92% dei medici si dichiara obiettore di coscienza e per molte donne sta diventando, oltre al dramma personale di una scelta così delicata, così personale, così intima, sta diventando un problema serio ormai anche trovare un ospedale che ti garantisca un diritto sancito da una legge. Quindi difesa della 194. Perfetto. È sicuramente una delle leggi, difesa applicazione di come dovrebbe essere la 194 nella sua forma
appunto. Esatto, quindi semplicemente c'è una legge, rispettiamola. Velocemente, esatto. Le altre due cose che faresti? Le altre due cose velocemente, ovviamente io sarei per il matrimonio egualitario, quindi certo. Assolutamente la possibilità per cui una coppia omosessuale si possa sposare, e poi perché ci sia la possibilità dell'autodeterminazione delle persone anche sul fine vita. Non esiste che una persona non abbia la possibilità di dire come e vuole decidere di morire. Perfetto, grazie mille Luca di essere stato con noi e tra poco veniteci a trovare le nostre iniziative. Veniteci a trovare, va bene? Beh, direi che a tra poco con il prossimo ospite. Per la prima puntata di In Circonvalla noi volevamo qualcuno in grado di attirare fan, qualcuno che fosse in grado di portarci migliaia di visualizzazioni su YouTube, ma non abbiamo trovato nessuno e quindi facciamo un applauso ad Antonello Taurino! Ciao Antonello, grazie. Benvenuto! Prego, siediti. Presentazione. Presentazione fantastica. Vabbè, Antonello. Buonasera, come va? Bene. Beh, dici un po' chi sei tu. Tu sei un comico. Allora, sono un comico, parola grossa, un attore, autore, insegno anche e mischio un po' tutte queste cose. Ma soprattutto una persona con un sacco di entusiasmo. Beh, Antonello, guarda, noi per accoglierti bene qua in Circonvalla abbiamo deciso di intervistare i milanesi per sapere cosa pensano di te, perché vedi, c'è un mistero intorno a te, c'è un mistero, il mistero taurino. Vediamo. Antonello Taurino. Anni e anni di presenza stabile in prima serata televisiva, eppure sembra che nessuno lo riconosca. Testiamo questa cosa, chiediamo ai milanesi. Lo riconoscete? No, è un cantante austriaco. Secondo lei è un cantante austriaco? Come sì. Non so, prima serata, Canale 5, Italia 1... Sì, Mediaset mi dice qualcosa. Ma lui però? No, lui no. L'ho visto già da qualche parte, però... Ah. Dico che si chiama Antonello Taurino. Non dice niente. Un attore? Un telecamerista? Non lo so. Ah, sì. Chi è? Ah, voi siete quelli che fanno gli... per trovare le persone impreparate nel campo della moda. Su Antonello Taurino sono impreparata, mi dispiace. Boo. Non lo so. No, non l'ho mai visto. Attore. Non lo so. Attore. Casi di attore porno. Model? Attore porno? Attore porno! Se io vi faccio vedere questa foto, lo riconoscete? Non mi dice nulla. Mi ricorda qualcuno, ma... Se non è Uomini e Donne, un altro programma della De Filippi... Nessuno. Dalla faccia può fare solo quei programmi. Mi sono convinto anche. Dalla faccia bello. Puoi fare solo quei programmi, Antonello. Che bello! Cioè, complimenti. Tra l'altro l'unico che un po' ha detto, forse mi ricordo qualcosa, è uno che aveva l'accento di Lecce, quindi forse mi aveva visto lì per delle cose lì. Quindi... Ma per caso, tipo al supermercato? Perché sì, infatti, assolutamente al supermercato. No, però dai Antonello, svelaci qual è il tuo segreto, cioè come si fa a fare così tante cose eppure rimanere completamente nell'anonimato? Vanno. Beh, perché le faccio molto di nicchia, non lo sa nessuno, io sono più, come diceva Frick Anthony, non di nicchia ma proprio di più di tabernacolo. Di tabernacolo. Ma sì, perché meno siamo, meglio stiamo, perché essere famosi, perché, cioè, non ho lavorato tanto per fare la spesa tranquillo e quindi voglio fare esatto. La spesa tranquilla. Però hai fatto programmi importanti, insomma, hai partecipato a varie edizioni di Zelig. Sì, infatti la cosa bella è che l'ho fatto, non apposta, però comunque anche sempre abbastanza travestito, col clerico l'ho travestito, lavori stupidi, anche come il teatro senza conflitto, eravamo con le tutine nere, quindi sempre abbastanza non riconoscibili, insomma, in maniera tale che uscivano tutti i comici dal tendone, da Zelig, fermavano tutti gli altri, a noi no. E,
ma sono soddisfazioni. Soddisfazioni, è una cosa che hai fatto anche volendo. Assolutamente, sì. Comunque, parliamo anche del tuo cognome, no? Cioè, molti artisti scelgono un nome d'arte. Tu perché hai scelto proprio Taurino? Ma in realtà il mio nome vero è Charles Bronson, però ho detto per farlo in modo di essere un po' più anonimo, appunto. Allora, adesso ho scelto Antonello Taurino, così. Quindi è stata una scelta. Assolutamente, assolutamente. Però vabbè, dai, passiamo a parlare di argomenti seri, anche se in effetti due comici che parlano di argomenti seri sembra una cosa un po' strana. Comunque, il 2015 potrebbe essere un po' l'anno della presa di serietà su un argomento come la satira. Ah, cioè, sì. Ad esempio, cioè, quello che è successo a Charlie Hebdo ha fatto sì che tutti parlassero di satira in un modo o nell'altro, e è anche partita una proposta per far diventare il 7 gennaio Giornata Internazionale della Satira. E questa proposta, se non sbaglio, è partita da te. Sì, è partita dal mio post su Facebook, assolutamente a caso. Poi in realtà è stato dietro il lavoro della relazione di Potionkin. Potionkin è un sito di satira dove scrivo ogni tanto, non sempre ci si riesce, però con altri autori che vengono dal lavoro di Zelig, di Colorado, ma che ovviamente lì si impegnano a scrivere altre cose, un po' quello che si vuole, sempre nello spirito del divertirsi. E lì invece poi si è detto, no, ma è bella, facciamola. Poi si è scherzato, si diceva, ma nessuno di noi ha fatto il master su come rendere una giornata della satira di qualcosa. In realtà poi ci siamo impegnati e sono sorte grandi adesioni di personaggi rinomati del mondo dello spettacolo, che sicuramente verranno riconosciuti, non da me, ma sono tipo Paolo Rossi, Claudio Bisio, hanno aderito, qualcuno no. Ti ringrazio per questa domanda, perché poi mi permette di dire una cosa molto breve. E è stata un po' fraintesa, perché questa giornata della satira non è assolutamente, non ha lo scopo di ufficializzare qualcosa che sarebbe una bestemmia parlando di satira, né di ammansire qualcosa, esatto, né di renderla assolutamente più vicina al potere. Certo, poi ha aderito anche Gigi D'Alessio, ma non ha voluto aderire. D'altronde ha partecipato a Zelig l'anno scorso, pure, Gigi D'Alessio, quindi ormai è un comico. Però è veramente lo spirito nostro, quello di costruire, secondo noi, un recinto dietro il quale un comico potesse essere libero di dire ancora più cattiverie possibile. Quindi non è non ha niente di ufficialità questa cosa. E poi soprattutto il discorso è che veramente è un momento in cui la satira è sotto attacco, quindi dobbiamo fare in modo che ognuno possa dire e scrivere qualunque cosa vuole, sapendo che l'unico limite non è la legge. Infatti Charlie Hebdo è stato spesso attaccato dai cristiani, da qualunque religione, ma ha sempre vinto, ha solo perso una volta quando l'hanno chiuso, hanno poi cambiato il nome. Ma adesso parliamo di te. Io, ad esempio, io ho visto gli spettacoli di Antonello. Ah già, addirittura. Cioè, è vero, io li ho visti. E adesso noi vorremmo parlare di Trovata una sega, che è lo spettacolo che parla dei falsi di Modigliani. Ah sì. Raccontaci al volo qualcosa di questo spettacolo bellissimo, io l'ho visto. L'hai visto, è la mia volta, l'altro qua vicino, sì. È la mia ultima fatica, è uno spettacolo sulla vicenda storica dei falsi Modigliani che tutti ricordano. L'anno scorso sono partito perché... Che tutti ricordano, non ne sono sicura. Dai, no, spiego. Sì. Più o meno tutti si ricordano la burla dei falsi, di sti ragazzi che fanno queste teste, le buttano e vengono prese per vere nell'ilarità generale perché è stato il primo caso mediatico TV. Però i ragazzi ne fecero solo una, le altre due l'ha fatto un altro pittore, Angelo Frolli, ha mai citato. Il problema è che si apre una spirale di eventi veramente dove ci sono anche morti strani, e comunque il tutto con una sequenza di eventi messi dietro una dietro l'altra in maniera assolutamente demenziale e ridicola e comica, ma già di suo, cioè non devi aggiungere niente, perché già la storia... Sì, tu hai avuto alla fine vita facile in questo spettacolo, perché la storia era talmente assurda e divertente che... Infatti uso un proiettore, perché sennò la gente non ci crede su alcune cose, perché è veramente folle. Ma hai delle date in programma di questo spettacolo? Dai, il 20 marzo, il tuo momento pubblicità. Al teatro di Vignola, in provincia di Modena o Bologna, non ricordo. E poi non sei preparato, Antonello, so che cambia a Bologna il treno, non è che... a Roma dall'8 al 10 maggio al Teatro Tordinona, e poi il 22 luglio a Savona, e poi una marea di altre date che però mi devono confermare. Ok, va bene. Comunque ti possono seguire, tu hai un sito, un blog, qualcosa? Il sito me lo sto rifacendo, cioè ho il Facebook, scrivetemi lì, dai. E poi posso dire che me lo trovavo per caso proprio, spettacolo è diventato un libro, Mille Sglorioso, questo è un altro spettacolo di Antonello che io ho visto, perché sono sua fan. Comprefazione di Franca Rame, Mille Sglorioso,
Certa Express, me lo trovavo per caso. Per caso detto, ce l'avevi in ma tasca. Porca miseria, ma che fortuna! Lì, perché qua. Ragazzi, nessuno sa chi è Antonello Taurino, ma la prefazione del libro gliela scritta Franca Rame. E con questo io saluto Antonello, ti ringrazio di essere grazie. Venuto. Grazie a voi. E ci vediamo tra poco col prossimo ospite. Ciao. Steffi R è la risposta alla tua voglia di sentirti unica. Il nostro ultimo ospite è un uomo di cultura, un uomo di livello, un uomo con grandi idee. Insomma, uno che è finito qui per sbaglio. Facciamo un applauso a Francesco De Molfetta! Ciao Francesco, benvenuto, prego, accomodati. Allora Francesco, sì, allora. Togliti pure gli occhiali, rilassati o vuoi stare misterioso? No, no, va bene. Sei un uomo misterioso? Quello sono molto. Ok, vabbè, allora, a quanto pare tu sei artista, regista, scultore, insomma, cioè, che cosa fai nella vita? Di tutto un po'. Di tutto un po'? In realtà forse esprimo le mie idee e basta. Esprimi le tue idee? Sì, con forme diverse. Facci degli esempi, ad esempio qual è il tuo modo preferito di esprimere le tue idee? Ma in questo momento la scultura, senz'altro, la forma, la materia, aiutato dall'ironia. Aiutato dall'ironia. Infatti qua mi hanno scritto che tu ti occupi di scultura concettuale ludica. Spiega un po' a questi zotici cosa significa. Io lo so benissimo, e zotici intendo quelli dietro le telecamere, cioè non voi telespettatori ma proprio i cameraman che sono delle capre. Spiega. Scultura concettuale ludica, cioè una forma di scultura un pochettino più attualizzata, per cui con temi sicuramente ludici, però con un intento assolutamente concettuale, per cui con la trasmissione di un messaggio, di un qualcosa di impegnato, di un qualcosa di molto sentito. Ok, quindi la e da condividere. Da condividere su Facebook. Anche condividi. Sì. Sì, quindi scultura concettuale ludica è scultura concettuale ludica. Ok, grazie, ti sei spiegato benissimo. Vabbè, allora dai, raccontaci un po' dei tuoi ultimi progetti, se vuoi condividere con noi qualcosa. Niente, ho appena inaugurato una mostra ad Arezzo settimana scorsa, molto bella, in una chiesa sconsacrata, un posto molto suggestivo. Una cosa anche un po' satanica. No. Se vogliamo, in un certo senso. Ma noi vogliamo, vogliamo. In realtà no, perché mi piace molto questa idea della contemporaneità, del linguaggio contemporaneo che interagisce con la storia. Per cui mi piace questa sinergia, la trovo molto efficace. Cioè, tipo Dante che dice bella zio. Esattamente, mi hai rubato le parole di bocca. Ragazzi, grazie, fantastica. Però raccontaci un po' di come sono questi ambienti artistici, perché ad esempio io non frequento e ho un po' di idee, un po' di preconcetti. Se ti dovessi dire, neanche io li frequento molto, Clara, no, sto scherzando. No. No, nel senso che in realtà io mi reputo un outsider, cioè sono sempre stato un personaggio ai margini del bosco. Però l'ambiente artistico è molto vario, del resto come lo sono tutti. Non saprei da dove iniziare più che altro. Non sai da dove iniziare, ma non lo so, ad esempio, come si fa ad arrivare ad esporre le opere? Cioè, questo me lo sono anche sempre chiesta. Anche questo non c'è una vera e propria regola. Per me è stato un caso, totalmente un caso, perché avevo un amico di infanzia, il cui padre era un fotografo d'arte e vedeva le mie prime cose, i miei primi lavori, ed era molto incuriosito e mi ha detto: ma guarda che secondo me c'è del potenziale in questi lavori, perché non provi a farli vedere, ma uno bravo, no? E mi ha indirizzato a un paio di persone, io infatti sono andato a trovarle ed è stato subito un incontro, è scoccata subito la freccia di Cupido. Ok, insomma, nel tuo caso tu sei riuscito a fare questo per colpo di culo, come si dice in gergo. Sì, esatto. Poi questo non diremo al bar, certo. Ma certo, questo poi non sta a indicare il talento così, però cioè, hai avuto la fortuna subito di... Sì, di sfondare, sì. Questo è molto bello, ma cioè, poi tu come ho fatto anche cinema, ho girato quattro cortometraggi, è stata un'esperienza anche molto...
Quanti cortometraggi sono? Che ricordo anche con molta tenerezza e con molta affezione. Ho recitato anche. Non so che in tutti e quattro? No, sono in due. E per uno di questi ho vinto anche un Lambrogino d'oro. Ah, certo, però, la mia prossima domanda. Esatto, in che cosa hai vinto Lambrogino d'oro in un cortometraggio? In un cortometraggio, esattamente. Che titolo ha questo cortometraggio? The River Run, che era una citazione di un famoso romanzo di James Joyce, e in inglese vuol dire Il corso del fiume, ed era la storia di un pittore, tra l'altro, per cui tutto rimane un po' una conseguenza dell'altra. Ok. È stato come un percorso già scritto. Tu in questo hai recitato? No, in quest'ultimo l'ho solamente diretto, l'ho scritto e l'ho diretto. Uh-huh. È un film muto, tra l'altro. Un film muto, fantastico, così hai potuto anche prendere... Un po' tipo The Artist, non so se sei presente. Sì, ho presente molto bene, perché quindi The Artist ti hanno copiato. È quello esattamente, che perché la gente ha questo brutto vizio di copiare veramente le idee. Abbiamo saputo che hai avuto qualche leggero problema con Catalan. È vero, esatto. Esponi la cosa. Beh, a questo punto, se tu dici che i cameraman sono dei caproni, forse dovresti prima dire chi è Maurizio Cattelan, non ti pare? Ma dillo tu, sei qua apposta. Niente, si è venuta a creare questa buffa coincidenza che la copertina dell'ultimo New York Times, datata 22 febbraio, New York Times Magazine, che è un magazine legato al famoso, alla celeberrima testata giornalistica, sì. Aveva questa copertina proprio eseguita da lui, cioè concettualmente pensata da questo artista che si chiama Maurizio Cattelan, che è molto importante. Noi qui a Milano abbiamo per esempio Il dito in Piazza Affari, che è ormai permanente, quest'opera un po' controversa, anche tanto discussa, eccetera, che però in un certo senso i milanesi hanno accettato, mi sembra. Sì, no? Ma secondo me l'hanno anche altamente ignorata i milanesi, se ti devo dire la verità. È passata un po' così. Abbastanza, cioè chi non frequenta quella zona neanche sa che esiste, ho notato. È vero. Cioè, certo non lo senso. So, incredibilmente è passata un po' inosservata. Eppure non è così piccola da poter essere nascosta. In effetti se passi è ben visibile. Assolutamente. Insomma, è successo questo, che coincidenza vuole, niente, mi sono... Una serie di miei colleghi mi ha girato questa copertina e ho detto, ma c'è qualcosa che mi sembra estremamente familiare, cioè mi ricordavo il mio lavoro del 2004, cioè dico, ma è un po' strana questa cosa, soprattutto conoscendo i precedenti, comunque so che è un artista abbastanza citazionista, per cui insomma c'è non dico sì. Che insomma ha già citato in passato altre opere, altre... E quindi insomma, adesso ha citato te. In un certo senso, per sì. Cui ti ha fatto un omaggio. Per cui ne siamo tutti molto felici. Esatto. Beh, bene, anche dai, dobbiamo pensare positivo. Assolutamente. Poi, tra l'altro, dalla tua bio viene fuori che tu odi il calcio, non bevi e non fumi. Sì, esatto. E quindi non so più cos'altro chiederti. In fondo sono uno sfigato, Clara, perché una persona dovrebbe voler uscire con me? Non lo so, ma nemmeno io seguo il calcio, non bevo e non fumo, tra l'altro, quindi siamo due sfigati. Ecco, siamo due sfigati. Siamo due sfigati e voi state guardando due sfigati. E tra l'altro questi due sfigati direi che hanno concluso la trasmissione per oggi. E quindi vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi in Circonvalla. Ringraziamo Francesco per essere stato grazie qua con te, noi. Clara. Vuoi dire qualche ultima parola? In bocca al lupo per questa nuova trasmissione, ragazzi, spaccherete. Crepi. Allora, noi potete seguire la trasmissione su facebook.com/la televisione web e se avete delle cose da chiederci potete scrivere a info@latv.it. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!